Ciao a tutti da estremardo.com, quest'oggi vi facciamo vedere l'unboxing e una piccola video preview della Sapphire R9 85 ITX Compact OC. Scheda grafica con la nuova architettura Tonga e che presenta una GPU con 1790 Extreme Processors e a 28 nanometri con un core clock di 928 MHz, 10 MHz in più rispetto alla soluzione reference. Poi abbiamo 2 GB di memoria GDDR5 con un boost di 256 bit e un clock di 5500 MHz effettivi. Come possiamo vedere dalla scheda, nella parte frontale abbiamo in alto il nome della scheda e le tecnologie di AMD supportate, ad esempio la P-Mantle. Poi abbiamo al centro la figura di un cyborg con a fianco il nome dell'azienda Sapphire, il logo dell'azienda Sapphire e il relativo sito web. Più in basso abbiamo due bollini che ci indicano che all'interno della confezione troviamo un cavo HDMI da 1,8 metri e un bollino che ci indica che questa scheda è per crocata di fabbrica. Più in basso troviamo varie caratteristiche come 2 GB di memoria onboard, il supporto alla risoluzione 4K, l'architettura Graphic Core Next che ci permette di supportare tutte le tecnologie AMD come A-Mantle, TrueAudio, eccetera. Abbiamo il supporto per molti monitor di AMD, supporto allo standard HDMI e la compatibilità con sistemi UEFI. E più a lato troviamo il bollino che ci indica compatibilità con la tecnologia TrueAudio. Girando la confezione, cosa mettiamo in mostra? Mettiamo in mostra varie didascalie che ci spiegano le varie tecnologie della scheda, le certificazioni del prodotto. E al lato troviamo un breve riassunto, descrizione della scheda contenuta nella confezione e un bollino che ci indica che la confezione è realizzata in cartone riciclato. Più in basso abbiamo l'elenco delle varie tecnologie AMD supportate dalla scheda. Il lato più interessante è quello inferiore, dove sono riportati le caratteristiche del sistema per requisiti minimi del sistema per montare questa scheda. Inoltre abbiamo un sticker che ci riporta il serial number, eccetera, che ci permetteranno di registrare questo prodotto sul sito web di Sapphire. Andiamo ad aprire la confezione. Come possiamo vedere, è realizzata il cartone interno in la scatola interna in cartone riciclato. Aprendo la scatola mettiamo in mostra il ricco bundle a cui è accompagnata questa scheda. Abbiamo un piccolo manualetto per l'installazione rapida, un piccolo foglietto che ci illustra le caratteristiche, i contatti, eccetera, dell'azienda Sapphire, un foglietto che ci indica come registrare il nostro prodotto sul sito web Sapphire. CD driver nel relativo sticker e un mousepad in plastica con il logo Sapphire e i vari cyborg di Sapphire. Poi inoltre abbiamo un adattatore 6 pin 8 pin da alimentazione per chi non ha un alimentatore con 8 pin. E poi abbiamo adattatore DVI, VGA per chi ha un monitor che non supporta il segnale digitale, che ha un ingresso digitale. E abbiamo un adattatore molto utile per questa scheda, soprattutto in quanto abbiamo un adattatore mini DisplayPort, DisplayPort. Poi abbiamo il famoso cavo HDMI da 1,8 metri. Adesso andiamo a vedere la scheda. Che era contenuta all'interno del classico la classica busta antielettricità statica. Ecco qui la scheda, facciamo un breve zoom. Eccola qui. Allora, come possiamo vedere, il design è davvero compatto, infatti la scheda ha un PCB davvero corto, infatti si estende per pochissimo oltre la lunghezza del PCI Express, del connettore PCI Express.
Come possiamo vedere frontalmente abbiamo un design davvero ricercato, infatti abbiamo per la parte centrale un colore nero opaco con inserzioni nero lucido, mentre per i lati abbiamo una colorazione argentata. Abbiamo il logo Sapphire con il nome Compact e abbiamo una ventola da 90 mm centrale con il logo Sapphire argentato. Questa ventola raffredda il radiatore sottostante in lamelle d'alluminio che presenta 4 heat pipes in rame. Come possiamo infatti vedere dalla parte superiore, vediamo queste 4 heat pipes, 2 da 8 mm e 2 da 6 mm. Inoltre, alla parte superiore abbiamo il logo Compact e due viti che ci permettono di disassemblare il dissipatore. Inoltre, abbiamo il tasto per la compatibilità con sistemi UEFI. La parte posteriore è altresì interessante in quanto ci mostra il solo connettore di alimentazione 8 pin e il sistema di dissipazione e le relative lamelle in alluminio. Come possiamo vedere sono davvero fitte e il dissipatore, anche se la scheda è molto compatta, ha un peso davvero rilevante. E questo ci dà un senso di solidità, di qualità per la scheda. Per la parte inferiore invece cosa abbiamo? Abbiamo il classico connettore PCI Express, abbiamo in mostra le 4 heatpipes in rame e le relative terminazioni dell'heatpipes. Inoltre possiamo vedere questa placchetta in alluminio che ha il compito di raffreddare sia VRM che RAM. La parte posteriore non presenta alcun backplate ed è in nero opaco, quindi farà la sua bella figura in tutti i sistemi, in qualsiasi configurazione. Abbiamo le quattro viti che tengono in tensione il dissipatore, che non presentano alcun bollino, quindi possiamo montare qualsiasi dissipatore aftermarket oppure un waterblock senza perdere la garanzia. Inoltre abbiamo due sticker che riportano i vari serial number. Per quanto riguarda l'uscita video, abbiamo una DVI-I Dual Link, una HDMI e due mini DisplayPort. Per questo dicevo che era molto utile quell'adattatore che troviamo in confezione, in quanto non troviamo una DisplayPort standard. E troviamo ovviamente i vari fori per la ventilazione della scheda. Possiamo dire perché per questo video unboxing e questa piccola video preview è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta di questa scheda, dove troverete ulteriori foto e i vari benchmark della scheda stessa. E dallo staff di Stream Hardware un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!